Odette Giuffrida, che piacere rivederti per la seconda volta in Liguria a distanza di pochi mesi, oggi in occasione del trofeo Andrea Rola, giunto alla 20ª edizione, ed è bello che la tua presenza medagliata qui con al collo la bellissima medaglia vinta a Tokyo, la seconda dopo quella di Rio, dicevo, tu sia qui in ricordo tra l'altro di un grande appassionato di arti marziali, quanto era Andrea Rola, a incontrare tanti giovani, tante persone innamorate di questo sport. Sì, sono felicissima di essere qui di nuovo, ormai mi sono innamorata di Genova e sono conosciuto persone, i genitori di Andrea, e veramente per me è un piacere, un onore essere qui per ricordarlo, essere qui insieme a tutti questi judoka che appunto si stanno allenando con me quest'oggi. E sì, sono qui con la seconda medaglia e spero, e sto lavorando per portarvi poi a Genova la terza, che magari sarà quella dell'ultimo colore che mi manca, che è l'oro. Senti, facciamo un passo indietro e torniamo alle emozioni di Tokyo, insomma, quando hai vissuto quelle più forti? Diciamo che Tokyo non posso negare che ero andata per vincere. Dopo l'argento di Rio, nella mia testa mi ero immaginata di, cioè mi sono allenata per l'oro e assolutamente volevo l'oro a tutti i costi. E la semifinale è andata, poi ho perso in semifinale con Abe. Diciamo che è stato un po' emotivamente un po' difficile per me quel momento. Però ho avuto solo 10 minuti per riprendermi, per poi andare a combattere per il bronzo. E mi sono detta, sono qui, mi sono allenata tanto, ho fatto tanti sacrifici, sono stati 5 anni lunghi tra infortuni, pandemia e la mia famiglia. Io ho detto, torno a casa, devo tornare a casa con la medaglia, me la devo, e mi sono ripresa e dopo aver vinto poi quel bronzo è scoppiato un po' quell'urlo, la gioia, l'emozione di dire anche questa volta ce l'ho fatta. Non è del colore che volevo e che sognavo, ma è una medaglia olimpica e me la merito assolutamente tutta. E adesso siamo in fase di allenamento per prenderci poi quella d'oro a Parigi. Ma dove si trova dentro di sé la forza per rilanciare nuove sfide? Dall'argento al bronzo, già col pensiero all'oro per una Olimpiade che sarà tra meno di 3 anni. È una cosa che mi viene anche molto naturale. Io, devo dire la verità, quando sono tornata da Tokyo è stato un momento di felicità e di festeggiamenti. Però io non riuscivo a dormire a notte pensando a Parigi, eppure mancano 3 anni. Io ho fatto un periodo che ho dovuto anche parlare con qualcuno perché non riuscivo a spegnere un po' questo fuoco, darmi pace, a riposarmi, volevo continuare ad allenarmi. Ho detto 3 anni, 3 anni sono, devo diventare la più forte del mondo, 3 anni voglio allenare. E c'avevo tutti gli allenatori che mi dicevano, no, ti devi riposare, giustamente, perché il riposo è importante. Quindi io trovo sempre un qualcosa per sfidarmi, è una cosa che sento dentro come un fuoco, è qualcosa che non, più forte di me, che mi spinge ad allenarmi. Non sento il bisogno di altro, è proprio un qualcosa che sento. Al di là degli aspetti tecnici, in questi stage quali sono le cose che dici con più frequenza ai giovani? Io ci tengo sempre a fare una parte ovviamente tecnica, perché comunque è giusto far vedere quello che so fare e magari aiutare in quel che posso con delle tecniche, con delle prese. Però ogni volta chiedo a chi mi invita di poter fare anche un momento in cui vengano fatte delle domande, perché personalmente, anche come sono fatta io, per me alcune volte è anche quasi più importante una parola, una frase, una sensazione, un'esperienza mia personale da raccontare, per può aiutare molto di più questo che magari far vedere una tecnica. Quindi ci tengo appunto a parlare, a sentire qualsiasi paura, qualsiasi dubbio che qualsiasi persona ha, e rispondere come posso. Che cos'è lo sport per Odette Giuffrida? Che cosa gli ha dato nella sua vita? Mi ha fatto questa domanda, cioè queste sono le domande un po' che mi emozionano, perché mi ha cambiato la vita, cioè per me è tanto, mi ha dato tanti valori e mi ha dato un sogno, mi ha dato la forza di ripagare i miei genitori di tutti i sacrifici che hanno fatto, e per me tramite lo sport vederli sorridere, essere orgogliosi di me e dargli una vita migliore
come ve lo spiego che cos'è il judo per me? È inspiegabile. Un'ultima battuta, le arti marziali in Liguria, festeggiamo dopo quello olimpico anche quello mondiale, il bronzo di Viviana Bottaro. Sì, assolutamente, mi reputo proprio una fan sfegatata di Viviana e l'ho seguita dopo il suo infortunio e il suo recupero assurdo per le Olimpiadi di Tokyo, e l'ho sempre vista sempre sul allenarsi con un impegno inspiegabile sul tapis roulant, per recuperare l'infortunio da sola in palestra, perché ci alleniamo nel centro olimpico insieme, e per me è sempre stata un esempio, e la sua vittoria mi ha dato i brividi. Appena ha vinto la medaglia di bronzo ero con i miei genitori, ho raccontato loro la sua storia, e adesso riconfermarsi di nuovo al mondiale tra le grandi, come ha scritto lei sui suoi social, lei è unica, e le auguro veramente il meglio.